Riprendiamo in presenza dopo un anno e mezzo di fermo dalle nostre attività. L'anno scorso la nona edizione non è andata, non l'abbiamo svolta. Siamo partiti, poi ci siamo fermati. E riprendere adesso dopo un anno e mezzo, credetemi, mi emoziona, ma mi emoziona vedere di nuovo la sala piena, esserci tutti. Per chi non è a conoscenza delle finalità del premio, ve lo dico brevemente, poi io dico che i processi si fanno in altre sedi. Questo premio nasce in memoria di tutte le vittime di malasanità, soprattutto per mio padre, morto per malasanità il 2003 a Reggio Calabria. Io penso, e l'ho detto pure nei comunicati in questi giorni, purtroppo le vittime di malasanità ci sono state e ci sono tuttora, non ce le siamo immaginate. Durante la pandemia si è parlato molto di eroi, è vero, ci sono stati degli eroi, ci sono nella vita degli eroi, ci sono persone che commettono degli errori e vanno ricordati, così come si ricordano le vittime della strada, come si ricordano le vittime di violenza di genere. E quindi credo che sia importante anche ricordare tutte le vittime di malasanità, che vi assicuro che sono davvero tantissime. Poi io apro la parentesi sulla malasanità e la chiudo subito perché mi ripeto, poi ci sono le sedi opportune. Io ho voluto, sin dalla prima edizione, dedicare questo premio a mio padre e anche a tutti gli altri, perché penso che la poesia è eterna, chi non è più in vita. Attraverso la poesia possiamo continuare la vita oltre la vita. E per me è un qualcosa di veramente meraviglioso. Io questo premio non nasce così. Questo premio viene indetto il 4 giugno, che è il giorno del compleanno di mio padre. No, l'8 marzo, perdonatemi, con la scadenza del 4 giugno, che è il giorno del suo onomastico, e continuo il suo percorso. Ieri è stato il mio compleanno, quindi sono io figlia che porto avanti quello che lui ha lasciato come testimonianza. Mi commuovo un po'. Io, vabbè, il compleanno è una parentesi pure che non è io, da quando ho superato i 40 anni, ormai gli anni mi conto a 10 a 10, quindi faccio 40, poi dico sempre 40, poi arrivo a 50, fino a 50, poi quando arriverò ai 60 dirò 60, poi vabbè, non so, il Padre Eterno quando mi ha concesso di vivere. Quest'anno il premio è patrocinato sempre come tutti gli anni dalla città di Rente, che ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio i rappresentanti che ci sono stasera, l'assessore alla cultura Marta Petruzzevic, che è una persona veramente speciale, la consigliera comunale Marisa De Rosa, poi a loro passerò tra poco la parola. È patrocinato anche da Wikipoesia, questa enciclopedia poetica che devo dire ha preso molto, molta forma, perché comunque ci sono tantissimi iscritti su questo sito, ci sono pure io, sono pure cofondatrice di questa nuova realtà. Diciamo che è una bella realtà perché unisce tutti i poeti. E abbiamo la medaglia del Senato anche quest'anno, quindi ci pregiamo di avere anche quest'anno la medaglia del Senato. È cambiato un po' la giuria quest'anno, abbiamo la nostra presidente di giuria, poi passerò la parola pure a loro, la presidente di giuria Lucilla Trapazzo. Lei si divide tra Torino, New York e Roma, però io quando la chiamo non so mai dove sta. Pluripremiata come poetessa, organizza degli eventi fantastici, ma a livello internazionale, in Russia, in Moldavia. Un voto era tutto, è un voto per tutti, in Giappone, è un voto per tutto. È attrice, è regista teatrale, quindi grande onore, grande privilegio averla qui oggi. Ho fatto un viaggio da Zurigo per venire da noi. Un'altra New Age che Aurora Della Rocca, alcuni di voi la conoscono, giornalista, criminologa, ed è una ragazza brillante.
grande. Io l'ho conosciuta anni fa qui, presentavo un libro e mi è stato detto da un amico: guarda, ti devo far conoscere una ragazza in gamba. Devo dire che è stato veramente preciso, cioè non mi ha raccontato una bugia, ha detto la verità perché è una ragazza in gamba. Ringrazio anche gli assenti dei giurati, poi c'è Giuseppe Salvatore, ma no, è qua. Giuseppe, sapevo di là, poi ti ho messo qui col cammino, perché lo metto. No, perché ti ho spostato. Giuseppe è un vedellissimo della mia associazione. Giuseppe credo che sin dalla seconda edizione lui è un grande. Dalla prima ci sei, dalla prima. Quindi sono ben nove edizioni che con noi. Giuseppe poeta, pluripremiato, il regista, ha fatto un bellissimo lungometraggio Cicilla, la nostra brigandessa calabrese. Giuseppe è un grande estimatore del vernacolo, io mi affido a lui perché conosce tutti i dialetti italiani. E quindi un grande onore che per 9 anni non mi ha abbandonato e mi segue. Devo anche nominare gli assenti perché vedete, questo concorso inizia a marzo, finisce a giugno e poi i giurati lavorano durante l'estate. Le poesie arrivano in anonimo, loro non sanno di chi sono, non conoscono la paternità delle opere e hanno lavorato per me tutta l'estate. Devo ringraziare gli assenti perché gli hanno cancellati i voli. Nadia Grigis doveva venire da Bergamo e purtroppo all'ultimo minuto il volo è saltato. Gabriella Carbioni è una saggista, lei viene da Milano, però adesso con l'età che avanza è una diversamente giovane, ha 80 anni, però non è anziana, diversamente giovane, io ci tengo a dirlo queste cose. E poi c'è Maria Teresa Cipri che doveva venire da Roma, ma per problemi familiari non può essere qui con noi. Portano tutte e tre un grande saluto a voi partecipanti, a voi vincitori, e si complimentano con voi per le vostre opere, alla giuria tutta, alla nostra assessore, alla nostra consigliera. Detto questo, penso di non aver dimenticato nessuno. No. Passo la parola alla nostra assessora, Marta Petruzzelli. Io lo pronuncio bene. È buona lei. Buonasera a tutti. Sono ancora le emozioni nuove vedere questa sala piena, senza più quelle scritte, due su tre sedie, vietato sedersi, vietato occupare. Dunque è un grandissimo piacere, ed è un grandissimo piacere ritornare a questo evento annuale che Anna Laura Cittadino porta avanti con una grande tenacia e una grandissima grazia, cioè è sempre una cosa che sembra tutta soft, in realtà dietro c'è un lavoro ferreo e continuo. Sono anche molto contenta oggi di essere accompagnata dalla nostra consigliera Marisa De Rose, che è una persona dedita veramente alla diffusione della lettura e anche della poesia, soprattutto verso i bambini. Sta portando avanti un'azione, anche se poi questo diventerà, spero, una specie di istituzione che ha un titolo generale Leggi e Sogna, ed è cominciata con i libri appesi, e come noi sappiamo questo è un titolo di un'opera di nostra Anna Laura. Vi porto i saluti del sindaco avvocato Manna, che per ragioni di lavoro si trova in questo momento a Milano, e di tutta la nostra giunta, in particolare di Lisa Sorrentino, assessore all'istruzione e all'inclusione, anche, che mi ha pregato di portare i suoi saluti. Io penso che quello di battere
battersi per contro la mala sanità, ricordare dunque le vittime di mala sanità attraverso la poesia, sia un atto assolutamente straordinario e certamente vincente. Cioè nella poesia, anche quando la poesia è una poesia di rabbia, e conosciamo tanti poeti arrabbiati, tanti poeti proprio quelli egri, quelli che della rabbia nella loro poesia fanno una specie di strumento di lotta. Anche questi, pensa a Kerouac, pensa a Majakovskij, ma potrei pensare a tanti altri, anche in questi la poesia, cioè quelle parole che sanno esprimere dei sentimenti che sono sempre come dei sentimenti, sono confusi. Le parole della poesia rendono questi sentimenti meno violenti, li rendono magari, continuano a essere delle armi, ma sono delle armi del tipo diverso. E c'è un interessante, questa pandemia che ci ha provocato tanti guai, tanti disastri, ha prodotto alcune cose buone. Un po' si è rallentato, anche se ora non si parla che di accelerazione. La cosa straordinaria è che si è ricominciato a leggere. E leggere romanzi, leggere libri, cioè leggere il cartaceo e leggere le poesie. E molti amici, colleghi, librai, editori e anche bibliotecari raccontano queste storie che durante il lockdown la domanda di libri, consegna a domicilio, era, come dire, veniva subito dopo la domanda della consegna a domicilio del cibo. E dunque penso che siano, come tutte le crisi, come tutti i disastri, possano anche produrre questi effetti collaterali che sono da apprezzare, che sono da coltivare, da continuare dopo che la crisi è passata e si è ritornati a correre. Io vi devo chiedere scusa che non potrò rimanere con voi, ma cade oggi, cioè, anzi, ieri l'anniversario, il primo anniversario della morte di Iole Santelli. Devo, ma anche voglio, essere presente a questa cerimonia che è alle 6 a Cosenza. Dunque dovrò chiedere scusa a Laura, alla Giulia e a tutti voi. Grazie. La sessione quindi tra poco dovrà andare via, ma io la ringrazio perché comunque ci tiene tantissimo questo premio. Ed è sempre presente ad ogni edizione, almeno da quando è lei alla dottura Città di Rende. Lei è anche una docente della nostra università, una brillante docente, fa dei convegni favolosi. Io passo la parola alla consigliera De Rosa. Noi facciamo brevemente gli interventi perché sennò poi abbiamo tutta un programma da seguire. Marisa, vai. Buonasera a tutti e colgo veramente l'occasione nel ringraziare in primis Anna Laura che mi ha onorato veramente e non nascondo l'emozione che è veramente tantissima ed è la prima cosa che Anna Laura mi ha detto quando mi ha incontrato, no? Che guardo gli occhi guardo il mondo con gli occhi da bambina, con un'infinita emozione. Questa è una cosa che mi ha, diciamo, fatto riflettere tantissimo, tant'è che poi, insomma, nel momento in cui lei mi ha telefonato io accetto subito l'invito, proprio perché questo premio nasconde veramente qualcosa di straordinario.
straordinaria e di grande. E mi collego proprio a quello che diceva la nostra assessora, che dietro c'è un lavoro veramente fatto di attenzioni, di grandi difficoltà, anche perché comunque la Laura è come se rivivesse sempre un pochino a ritroso ciò che è accaduto, però con grande forza e tenacia permette ogni anno naturalmente di rivivere, anche perché io credo che proprio collegandomi a quello che hai detto tu prima, che la poesia va oltre la vita, ed è vero, perché io credo che proprio la poesia sia la più altissima espressione dove ci sia l'incontro delle anime, che naturalmente non potrà veramente mai avere fine. Una buona serata a tutti, ringrazio ancora nuovamente ad Anna Laura, all'assessora che veramente è la mia guida in questo mio inizio di cammino. Ancora sarà lungo il mio cammino, ma con lei accanto sicuramente, insomma, non avrò difficoltà alcuna, insomma, ad avere le mie grandi soddisfazioni. Grazie ancora. Allora, passo la parola alla nostra presidente di giuria, Lucilla Trapanzi. Buonasera a tutti. È bellissimo vedere questa sala piena. Non è una cosa così ovvia, e non soltanto per il Covid. C'è sempre meno gente che legge poesia, e vedervi qua così numerosi, e questo è un... parla di Anna Laura soprattutto, è un suo successo. Ho conosciuto Anna Laura qualche anno fa, ero tra i partecipanti di un suo concorso e sono stata giurata per altri due concorsi e la stimo profondamente. Stasera l'ho conosciuta finalmente per la prima volta. Quello che mi piace, quello che apprezzo particolarmente, è come riesca a mettere insieme l'impegno sociale con la bellezza, con la cultura, essere poi un ponte che va oltre i confini, anche i confini dell'Italia, i confini delle lingue. E mi viene da pensare che cos'è la poesia per un poeta che scrive. Passiamo ore, giorni lunghissimi da soli nelle nostre stanze a scrivere le nostre parole, in qualche modo ci inabissiamo nell'io, ma quest'io, nel momento in cui diventa poesia, si declina e rinasce nel noi, diventa mano aperta, diventa raggiungere l'altro. Come diceva Neruda, la poesia è un atto di pace. E leggere le vostre poesie, leggere le poesie, tutte le poesie, anche di chi non ha vinto, ed è stata delle volte, quest'anno ci sono state poesie veramente molto belle. I premi di pure, che comunque abbiamo portato, vabbè, io non c'entro nulla, perché comunque non ho diritto di voto, ma per mia scelta. Però lei ha voluto fare un'altra edizione di qualità, portando solo le poesie vincitrici, quindi quando io dico vincitrici pure le menzioni, perché qualcuno pensa no, invece le menzioni non raggiungono i premi speciali e il podio proprio per pochissimo. Da 40 in su, pensate, abbiamo fatto 40, 42, 44 fino a 50, per cui magari chi ha avuto 39 non è rientrato. Eppure era una poesia che magari ha avuto 6, 7 con la sufficienza. Quindi siete stati premiati solo i poeti che hanno avuto come punteggio dall'8 al 10. Questo è tutto in anonimo. Lei poi è severissima e bravissima. Poi leggerete anche sull'antologia le motivazioni che hanno fatto tutti gli altri giurati. Veramente hanno svolto un lavoro certosino. Sì, infatti voglio ringraziare anche gli altri giurati, è stato bello lavorare con tutti. C'è stata una bella sinergia e soprattutto è stato molto bello lavorare con Anna Laura. E vi ringrazio per le vostre poesie, vi ringrazio per la fiducia e vi ringrazio soprattutto per darvi, per permettere alle vostre parole di andare oltre questa sala, di andare oltre il libro e di correre. E grazie Anna Laura, grazie a tutti. Grazie a te. Passo la parola a Giuseppe. Giuseppe, io lo so che mi piace molto parlare, quindi ti faccio segno.
Sarò brevissimo. Buonasera a tutti. Allora, dire che per me è un'emozione è superfluo. Io sono da 10 anni che sto collaborando con la UECI e 9 anni al premio, ma oggi è come se fosse la prima volta. Sono entrato in questa sala dove abbiamo già ripercorso 8 edizioni e la prima cosa che ho fatto, mi sono guardato intorno, ho guardato le cose e ho guardato le persone e mi sono fissato sulle persone, sia su quelle che magari abbiamo avuto opportunità di incontrarci giorno per giorno, sia con persone nuove. Guardarle è sembrato strano, perché io sono quasi della zona, quindi passare di qui, c'è un centro commerciale, quindi passare di qui e sentire il silenzio, il vuoto, e poi il discorso di Anna Laura quando mi ha detto la non edizione è rimandata, non si farà, quindi ancora lo sconforto. E allora era come aspettare un qualcosa, aspettare le ordini che arrivavano da fuori per vedere se giungeva la primavera. Oggi finalmente ci ritroviamo, magari ancora con delle accortezze, delle attenzioni, però vedo che siamo insieme e per quello che mi risulta anche abbiamo dato un grosso abbraccio con tutta l'Italia, essendo i testi giunti dal Friuli, dal Piemonte fino alla nostra Calabria, compresa le isole. Quindi un abbraccio virtuale già ce lo siamo dati tutti quanti. L'unica cosa che già ha detto l'altra giurata è il fatto di giudicare le poesie. Io non mi piace la parola giudicare, io dico do un parere a una poesia. Magari per me rappresenta quella cosa in quel momento, perché magari la poesia, io dico che vista alcune volte magari non si è qualificata o non ha avuto, come diciamo noi, un premio, magari vista a fianco al poeta che l'ha scritta, magari in un contesto ancora più ampio, può darsi che quella poesia valga anche un qualcosa. Quindi io, come già ho detto nelle precedenti edizioni, non mi rivolgo a chi ha vinto, ma tra virgolette sempre a chi ha perso. Se credete nei vostri versi, non li abbandonate, anche se magari questa volta non sono stati premiati. Devo dire che quest'anno abbiamo escluso pure molte poesie. Giuseppe è uno che esclude pure molto, e dico pure il perché. Perché non bisogna confondere la prosa con la poesia. Per cui quando ci accorgiamo che tipo un racconto che manca di quelle basi per far sì che una lirica venga definita tale, vengono escluse. Ecco perché cerchiamo di portare e di fare un premio di qualità. Poi noi non siamo depositari di verità assolute e, come ha detto Giuseppe, possiamo anche sbagliare noi nel giudicare una poesia. Per cui chi fa poesia deve continuare a farlo, perché comunque è un qualcosa, è l'essenza dell'essere umano, e quindi è bello che poi la condivida con gli altri, quindi provare. Poi nei concorsi dove ci sono molti partecipanti, il confronto diventa molto più difficile, diventa molto più duro, se vogliamo, perché se si partecipa in un concorso dove arrivano 30 poesie, magari uno che da noi, faccio un esempio, ha avuto una menzione, può capitare che venga il primo posto. Da noi ogni anno facciamo numeri alti, ma anche perché si parla di centinaia di poesie che arrivano da noi, e quindi valutare ed emergere da tutto questo gruppo cospicuo di poesie non è facile. Quindi ancora complimenti. Io passo la parola alla giovanissima Diletta, a Onore della Rossia. Intanto buonasera a tutti, giovanissima, ti ringrazio. Però stasera devo fare una precisazione che non c'entra niente, ed è poco formale, però lo devo dire. Stasera ci siamo boccolate tutte, guardate, tutti, guardate, no. Vero? No, mi veniva spontanea perché molto mi sticcava e mi dico pure, non c'entra niente, una parentesi. Una piccola parentesi, sì.
Sì, anche perché poi sennò diventa pesante, quindi io qualche battuta le devo fare. Prendetela così. Allora, io non voglio aggiungere nulla di più a quello già, che hanno già detto gli altri autori, la nostra presidente Anna Laura. E l'unica cosa che mi piace, allora, prima di tutto perdonate l'emozione, ma come spiegava la consigliera, da quando sono ricominciati gli incontri in presenza, io ho sempre un po' di timore, perché eravamo forse troppo abituati agli incontri, a stare tutti insieme, che questi due anni, almeno personalmente, mi hanno completamente stravolte. Quindi è sempre un piacere poter vedere tutte queste espressioni, anche con le mascherine. Siete belli tutti e quindi per me è un'emozione immensa. Queste poesie, queste produzioni sono state bellissime, alcune erano molto profonde, abbiamo avuto, almeno personalmente, ho avuto molta difficoltà, però ringrazio Anna Laura per questa occasione, perché avrete occasione anche di ascoltare le motivazioni tutte, e alcune poesie meritano davvero la nostra attenzione anche per il valore culturale e sociale che trasmettono. Quindi io vi auguro una buona serata e Anna Laura. Grazie.